Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete detto dal titolo, andremo a parlare delle nuove armi e armature esotiche che verranno aggiunte con Oltre la Luce. Come saprete infatti, ieri pomeriggio Bungie ha rilasciato i perk di alcune armi e armature esotiche che incontreremo il prossimo mese. In questo video quindi andremo ad analizzarne i perk e immaginare quali applicazioni potrebbero avere. Prima però voglio dirvi che se avete bisogno di una mano per il faro, un calo o qualsiasi altra cosa in game, trovate nel link in descrizione info e prezzi di Blazing Boost, che ormai da 8 anni offre servizi rapidi e sicuri. Ma ora iniziamo subito con le armi, in particolare con il ritorno di un'arma iconica, che però è stata totalmente stravolta. Sto parlando ovviamente del Senza Tempo per Spiegare, fucile a impulsi disponibile al lancio per chi avrà acquistato una versione del gioco con il pass stagionale o superiore. Il perk esotico di quest'arma farà tornare nel caricatore i proiettili sparati contro nemici affetti da stasi. Inoltre questo ci permetterà di accumulare un moltiplicatore che una volta al massimo potrà generare un piccolo portale da cui arriveranno proiettili provenienti da un'altra linea temporale. Il tutto sembra decisamente complicato, ma l'effetto in sé che vedremo in game è in realtà molto semplice. Questo piccolo portale funzionerà più o meno come l'anima d'arco dello stregone, apparirà quindi una piccola sfera accanto al nostro guardiano che sparerà insieme a lui, ovviamente con un danno ridimensionato. Nemmeno a dirlo, sicuramente quest'arma si conquisterà un posto in crogiolo, magari ritirando fuori l'artista in fuga tanto odiato, e chissà che magari questo possa farci pensare ad un nuovo meta governato dagli impulsi, vedremo. Abbiamo poi un cecchino, in Nembo Assalto, molto probabilmente secondario. Questo perché il suo perk esotico ci permetterà di generare dardi elettrici su resti di un avversario ucciso con un colpo preciso. E inoltre, colpi precisi inflitti rapidamente genereranno una tempesta d'arco che coinvolgerà anche i nemici circostanti al bersaglio. Sinceramente non mi viene in mente un'applicazione particolare per quest'arma, in crogiolo fare una doppia con un cecchino non è così comune, mentre in PvE un'esplosione sarebbe utile principalmente per pulizia, ma volendo utilizzare un'esotica, armi come l'amante del rischio sono una spanna più in alto. In ogni caso giudicheremo meglio una volta toccato il cecchino con mano. Passiamo ora alla spada esotica Lamento, spada che per la prima volta trova un vero utilizzo sia nella modalità di attacco che in quella di difesa. Infatti il perk esotico ci permetterà di caricare la lama parando i proiettili nemici. Lama che una volta carica potrà spezzare le barriere avversarie. Inoltre, se la carica sarà al massimo, danneggiare i nemici guarirà anche la salute del guardiano. Data la sua meccanica, sicuramente questa è un'arma da usare in PvE, e chissà che magari non riesca a prendere il posto della ghigliottina cadente. Ultima arma di cui abbiamo notizia, il lanciagranate Stretta della Salvezza. Il suo perk ci permetterà di sparare proiettili in grado di generare cristalli di stasi e congelare i nemici circostanti. Caricando l'arma, questa amplierà l'area di congelamento e genererà poi più cristalli. Qui sono un po' in dubbio, sicuramente in crogiolo potrebbe avere il suo perché, soprattutto per il congelamento dei nemici. Dovremmo però vedere se i colpi ottenibili in PvP saranno abbastanza da generare un'area di congelamento dignitosa. Passiamo ora alle armature, e già vi anticipo che alcune sono davvero interessanti. Iniziamo con le braccia per il titano Mantello della Frana Glaciale, che ci permetteranno di convertire la classica barricata in un sovrascudo. Per intenderci, dovrebbe assomigliare alla meccanica della granata curativa dello stregone solare. Un perk sicuramente particolare, che vedo più utile in PvP che in PvE. Tutto sta nel vedere quanto effettivamente questo sovrascudo sarà potente. Il secondo pezzo per i nostri titani è un casco, il Prezioso Cicatrici. Pezzo decisamente interessante sia per estetica che in utilità, dato che il suo perk, dopo una rianimazione, fornirà al titano un sovrascudo e lo stesso effetto verrà condiviso agli alleati circostanti. Inutile dire che nelle prove dei 9 questo è un vantaggio non da poco, tuttavia non è chiaro se il perk si attivi solo nel caso in cui sia il titano a rianimare, se invece possa essere lui stesso a venire rianimato, o se addirittura sia semplicemente necessario che questo si trovi nei dintorni della rianimazione, e in questo caso il pezzo sarebbe veramente assurdo. Ma parlando di pezzi assurdi, so che ai cacciatori di D1 amanti del Blink qui scenderà una lacrimuccia, perché con il casco esotico Maschera di Bacris potremmo sostituire la schivata con uno scatto più ampio e che occulterà completamente il cacciatore, che essenzialmente si teletrasporterà di qualche metro più avanti. Nemmeno a dirlo, con la giusta build si potrà diventare invisibile ogni 3 secondi e combinando anche salti e mobilità del cacciatore abbiamo le basi per confondere non poco i nostri avversari. Sicuramente meno utile è il secondo pezzo del cacciatore, le braccia esotiche a braccio di Atris, che molto semplicemente aggiungeranno un rimbalzo al coltello balistico del ramo basso del pistolero. Sinceramente non lo trovo un gran vantaggio, io non uso molto questa sottoclasse, ma penso che in generale uccidere facendo rimbalzare quel coltello non sia facile, e con 2 rimbalzi la faccenda certo non migliora. Passiamo quindi allo stregone e iniziamo con il casco Coro dell'Alba. Come suggerisce il nome, questo lavorerà in combo con la lama dell'alba e in particolare aumenterà i danni da bruciatura inflitti dai fendenti dell'alba.
Ma l'abilità che sicuramente sarà più utile, soprattutto in crogiolo, è quella che ci fornisce energia del corpo a corpo aggiuntiva ogni volta che facciamo danno da bruciatura. Vantaggio non indifferente per tutti gli amanti del fuoco celestiale. Ultime ma non per importanza, le braccia esotiche impugnature necrotiche. Grazie a questo pezzo i nostri corpo a corpo corromperanno i nemici, facendogli danno nel tempo. Per intenderci, una meccanica simile al veleno dell'aculeo. Inoltre le uccisioni con il corpo a corpo diffonderanno la corruzione a tutti i nemici circostanti, rigenerando anche l'energia del corpo a corpo stesso. E qui torniamo a parlare di PvE, dato che in generale questo tipo di effetti sui corpo a corpo non si rivelano molto utili in crogiolo, ci basti pensare all'elmo di Felwinter che riposa nel deposito da tempo in memoria. Quindi ragazzi, queste erano le abilità dei nuovi pezzi esotici e le nostre impressioni al riguardo. Mi raccomando, nei commenti fateci sapere la vostra. Come al solito spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su video in uscita. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo la tua salvezza.